Buongiorno ragazzi, bentornati su Camper Academy. La serie è quella di Camper Fai da Te. Stiamo lavorando adesso sulla parte interna delle fiancate. La parte esterna e la sua ricostruzione delle parti danneggiate lo abbiamo visto negli episodi precedenti. Andremo a utilizzare due elementi diversi. Un pannello in sughero che sarà all'interno dei pensili e degli elementi in legno rivestiti in ecopelle con un effetto morbido che saranno attorno alle finestre. Concentriamoci nell'ambito della dinette e del divano oggi e portiamo avanti questo discorso. Vedremo poi, nello sviluppo di tutta la ricostruzione, anche la parte retrostante e i mobili che seguiranno. Sigla. Pronti a partire con il rivestimento delle pareti, e Maria entra a gamba tesa per condurre lei i giochi e posare tutte le piastrelle adesive della cucina. Visto che anche io amo cucinare e da casa nostra la cucina è di competenza di entrambi, non lascerò che mi tolga il piacere di partecipare e quindi faremo 50-50. Parliamo di questo mosaico adesivo. È costituito da un supporto in PVC alluminato di ottima qualità su cui vengono stampati i diversi colori del mosaico. Successivamente viene creato un rilievo corrispondente al mosaico in polietilene che dà un bellissimo effetto 3D. Sono costose, ma considerano siano soldi spesi bene, soprattutto sono realizzate per poter essere installate in una cucina o toilette casalinga, con un uso quindi 100 volte più frequente e gravoso di quello che può occorrere su un camper. Ahimè, non ci basteranno, per alcuni piccoli elementi saremo costretti ad ordinarne un altro pacco. Trovate il link di queste piastrelle sotto nei commenti. Parto adesso con la preparazione della lastra di sughero che incollerò lungo le fiancate ed in prossimità dei pensili. Ovvero, desidero avere il fondo dei pensili rivestiti in sughero. Qui sto squadrando l'inizio del rotolo, per poi tagliare a lunghezza. Questa lastra ha uno spessore di 3 mm ed un'altezza di 50. Il sughero è un materiale che mi piace. Ha un potere isolante, sia termico che acustico, anche se basso, è molto leggero, è facile da applicare e tagliare. Non ultimo, laddove il barattolo dello zucchero vibrerà contro la parete, questo materiale resisterà bene a graffi e macchiature. Ed eccomi ancora una volta a spalmare collanti. Come sempre utilizzo una spatola dentata e procedo rapidamente sotto l'occhio attento di Maria che mi sta riprendendo. È importante terminare entro il tempo aperto dichiarato dal produttore, che nel caso della Decoflare CM500 è di 15 minuti. Questo tipo di collante è reperibile in qualsiasi brico ed è particolarmente indicato per l'accoppiamento di materiali porosi. È pertanto perfetto nel nostro caso. Attenzione! È vero che il sughero come materiale non è poroso ed è per questo che si utilizza per fare i tappi, ma è la lastra che, essendo costituita da migliaia di granelli, presenta una porosità superficiale che è penetrata dal collante. Ed è proprio il principio di questo collante, cioè mentre è fluido penetra negli interstizi e porosità ed asciugandosi solidifica legando le due superfici. Eccoci alla stesura del pannello. In questo caso, grazie all'aiuto di Maria, è stato molto facile. Avevo preventivamente marcato dove avrei dovuto appoggiarmi e la lastra, guarda caso, è in misura esatta del futuro pensile. Cioè va perfettamente dalla parte superiore a quella inferiore e corrisponde con i listelli longitudinali all'interno delle fiancate, che sono proprio preposti a sostenere il peso del pensile stesso. Proprio per questa ragione ho aggiunto delle graffette che comunque non saranno visibili dopo perché coperte dallo spessore della lastra inferiore e superiore degli armadietti.
Procedo adesso a fare la finitura superiore, che come potete vedere ha una forma irregolare. Ahimè ragazzi, ho dimenticato di firmare il modo in cui ne ricavavo la sagoma. Semplicemente ho utilizzato della carta che ho plasmato lungo il perimetro dopo averla bloccata con del nastro lungo la linea superiore del pannello di sughero. L'ho poi usata come dima per il taglio dello stesso. Come sempre uso la mazzetta di gomma per farla aderire bene e poi aggiungo delle graffette che, come già detto prima, verranno nascoste dallo spessore del pannello del pensile. Ripetiamo l'operazione anche sull'altro fianco. Ed eccovi a montare qualcosa che ha contraddistinto tutti i veicoli che io abbia costruito per me o per altri. Desidero mettere all'interno dei pensili una canalina per cavi che mi permetta velocemente in qualsiasi momento di raggiungere qualsiasi punto del veicolo. Fatto all'origine, durante la fase di costruzione, è semplicissimo e comporta un delta costo di pochissimi euro. Ne vale assolutamente la pena perché fa risparmiare ore di lavoro nel caso in cui in futuro si voglia tirare un cavo, di qualsiasi natura esso sia. E come potete vedere, questa andrà praticamente lungo tutto il fianco, partendo dalla mansarda fino ad arrivare in bagno. Chiaramente potrà essere interrotta ovunque. Sistemo invece adesso alcune finiture, di tanto in tanto mi dedico a qualche chicca, proprio quelle che danno soddisfazione. Dopo aver rimontato già il cantonale che guarnisce il punto di giunzione tra cabina e mansarda, adesso sto mettendo con una goccina di ciano acrilato questo copri rosette cromato, molto carino da vedere a parer mio, in contrasto sulla ecopelle arancione. Inizio adesso a preparare degli elementi che serviranno a rivestire le fiancate in prossimità della dinette e del divano. Dal sottopensile, ovvero subito sotto il sughero appena incollato, fino ad incontrare il rivestimento vinilico applicato in precedenza sulla parte bassa della fiancata. Ebbene sì, lo devo proprio confessare. La parte di tappezzeria è qualcosa che mi piace ed appassiona particolarmente. Ho deciso di preparare questi pannellini in compensato di pioppo da 4 mm e voglio avere un effetto morbido sia alla vista che al tatto. Dunque utilizzo questo film in polietilene espanso che banalmente ma efficacemente è quello che viene utilizzato negli imballaggi. Anche un velo di gomma piuma avrebbe potuto essere indicato. E dopo aver incollato la parte frontale, procedo ad incollare il risvolto sulla parte posteriore. Come potete vedere, ogni pannellino è contrassegnato perché è stato ritagliato a misura del luogo in cui verrà applicato. Quando faccio il tappezziere, ogni volta devo tenere alla larga i volontari che vorrebbero cimentarsi ed aiutarmi. Dico questo perché quando si riveste una superficie è importante che la mano del tappezziere sia una sola, perché ha il suo modo di tirare. Proprio questa è la parte più delicata. Mi spiego meglio. Quando si tappezza una superficie rigida con un rivestimento poco elastico, in ogni caso, chiunque la tiri, l'effetto sarà sempre il medesimo. Quando invece si tappezza una superficie morbida, a maggior ragione con un rivestimento elastico, la tensione diversa che i diversi individui tenderebbero ad applicare sarà poi visibile sul prodotto finito. Per questo, gelosamente, custodisco lo scettro del potere e non lascio avvicinare nessuno. Ok, magari a stendere la colla, ma non a tirare il rivestimento. E piano piano, pannellino dopo pannellino, il mio divertimento continua. La cosa buffa, in tutta onestà, è che io odio assolutamente fare i pacchetti regalo, ma qui sembra sia
la mia professione. Bene, ed eccoci quasi alla fine. Questi sono gli ultimi quattro pezzi e poi avremo terminato. Le copelle non è incollata frontalmente, proprio per avere un effetto morbido in complicità con il polietilene. Dunque spennello la colla neoprenica solo sul retro, ovviamente sia sul pannellino che sulle copelle, per poi mettere in tensione il rivestimento e bloccarlo. Osservando il movimento delle mie mani si capisce cosa intendo per mettere in tensione. Questa è la parte, diciamo, un po' più difficile. La tensione che io do alle copelle deve essere sempre la stessa per non avere brutti effetti poi osservando il pannello frontalmente. Siamo ora sul veicolo e sono pronto ad incollarli con il mio solito amico Sikaflex 221. Ne distribuisco generosamente, facendo attenzione di posizionarlo in modo che una volta messo in pressione non fuoriesca dal perimetro, e poi lo applico in fiancata. Dove possibile, proprio perché nascosto, non risparmierò qualche graffetta. Qui siamo sempre nel punto dove poi lo spessore del pensile andrà a coprire la giunta tra sughero e pannello in ecopelle, ed entrambi hanno lo stesso spessore. Dunque vado avanti e pannello dopo pannello continuo a coprire tutto il perimetro attorno alle finestre. Come potete vedere, ho inserito degli angolini in ecopelle sotto la guarnizione e proprio in prossimità degli angoli, così da evitare di poter intravedere anche il più piccolo pezzettino di vecchia pannellatura. Questo è il penultimo. E tra un attimo incolleremo anche l'ultimo ed il gioco è fatto. Ebbene ragazzi, al lavoro ultimato, io e Stellina ce lo stiamo godendo. Come vi dicevo, fiancata rivestita in tre modi diversi, insolitamente alla tradizione, al processo industriale che prevede che l'interno sia in un solo materiale. Dunque abbiamo la parte inferiore in vinilico, che abbiamo fatto all'inizio della nostra serie quando abbiamo anche rivestito il pavimento, la parte centrale con il compensato di pioppo, che ha questo look and feel molto più morbido perché con uno strato in polietilene espanso ed un'ecopelle, e la parte superiore in sughero. Allora, venendo alla parte tappezzata,
Vi ricordate, avevo fatto notare, ho messo sotto la guarnizione un pezzettino di ecopelle per dare lo stesso colore e non far vedere nemmeno il più piccolo angolino di pannello, ma ad ogni modo qui poi ci andrà il cassonetto dell'oscurante zanzariera a rullo. Adesso ci alziamo e qui vediamo dove ho anche utilizzato le graffette, dove i due materiali diversi si incontrano, ma non mi importa perché qui avremo il piano del pensile, tutta questa parte verrà coperta e non sarà visibile, anche perché qua sotto abbiamo il listello inserito all'interno della fiancata, che è quello preposto a dare un punto di ancoraggio al pensile consistente dove andremo ad avvitare. La canalina che abbiamo messo per tutti i nostri cavi che ci piace tanto passare e la parte di sughero che sarà all'interno dei pensili. Bene ragazzi, io spero che la puntata vi sia piaciuta, che vi siate divertiti. Io mi sono divertito tantissimo a farla e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao!